Parliamo adesso dell'Italia che se ne va in vacanza, l'Italia che ha scoperto con il passare delle settimane di poter vivere questa estate, e le raccomandazioni alla prudenza, a divertirci, a godercela, a meritarci anche questi giorni di riposo vanno sempre accompagnate all'invito alla massima prudenza e, diciamo la verità, all'equilibrio. Parliamo di tutto questo, parliamo del nostro paese in questi mesi così particolari con Silvestro Serra, che è il direttore responsabile della redazione del Touring Club Italiano e della rivista leggendaria del Touring. Caro Silvestro, come stai? Buongiorno. Io benissimo, grazie. Una piccola oasi nel centro della Calabria, Capo Vaticano, anzi quasi a sud. E devo dire, quindi ho fatto la mia scelta quest'anno, niente grandi viaggi, e in qualche modo mi sono adeguato a quello che è la tendenza che nei nostri dati risulta, cioè la scelta che gli italiani hanno, non vogliono rinunciare al viaggio, ma hanno scelto la meta inevitabilmente domestica al 94%, quindi diciamo che sono nella media italiana. Certo. Beh, allora i dati diffusi nelle scorse ore parlano di un calo delle presenze per quanto riguarda il settore del turismo drastico nel mese di giugno, nel mese di luglio. Come sta andando adesso la situazione? Guarda, perché sappiamo che agosto in Italia è tradizionale. Prego. Certo, i dati del tour di recenti di questi giorni confermano, ahimè, questa tendenza qua, cioè che c'è, anzitutto speriamo che sia un'estate anomala, ma comunque di fatto è un grande calo, soprattutto nella presenza degli alberghi, delle città d'arte. Ecco, questa è la cosa più non sorprendente, ma insomma più grave, nell'abbandono dei turisti stranieri ovviamente, ma anche degli italiani verso la città d'arte, forse perché troppo affollate o comunque la paura di essere contagiati, chissà, però di fatto quello che invece hanno scelto gli italiani che non rinunciano a viaggiare è i piccoli borghi, quelli certificati o non, comunque piccole città, piccole realtà dell'interno, e ovviamente il grande mare. Ecco, qui si apre l'interrogativo, perché io per quello che vedo, diciamo, non è che c'è grande distanziamento sulle spiagge, però diciamo che sicuramente hanno fatto. Vediamo se recuperiamo il direttore Serra. Sicuramente. Balneare, e questa è la sorpresa, la montagna, forse anche per lo stesso motivo, sensazione che la montagna ti isoli, e quindi diciamo c'è una grande percentuale di italiani sorprendente che ha scelto la montagna quest'anno. Ecco direttore, allora ce lo siamo detto tante volte negli scorsi giorni, mesi fa non avremmo mai pensato, lo anticipava prima Fulvio, di partire, poi in realtà vediamo che non dico che è un'estate come le altre, ma insomma un'estate quasi di normali vacanze. Nonostante ci sia insomma un calo, come ha detto, nelle città d'arte e ci sia questa ripresa dei piccoli borghi, si sono ridotte anche le distanze di viaggio, non è vero? Sì, assolutamente, anche il numero di giorni, ma questo perché probabilmente molta gente si è giocato le ferie, come dire, quando era in lockdown a causa, diciamo, delle necessità aziendali. Comunque di fatto distanze ravvicinate, molto di vicinanza proprio, e poi il numero dei giorni diminuiti. Questa è un po', diciamo, la tendenza che riscontriamo, però ripeto, la maggioranza degli italiani non vuole rinunciare alla vacanza e quindi in qualche modo al viaggio, quindi in qualche modo io credo che queste siano un po', speriamo, le premesse per una ripresa, anche perché la stagione tendenzialmente sta abbastanza allungandosi, dal tradizionale agosto si stanno aggiungendo delle prenotazioni, per esempio per cosiddette fuori stagione, cioè settembre e magari anche ottobre, chissà, magari la stagione si sposta e recupereremo qualche cosa che abbiamo perso, diciamo, tra maggio e giugno. Silvestro Serra, mentre parliamo, tantissimi italiani ci stanno ascoltando in auto, molti in coda, il che in qualche misura ci consola anche, no? Paradossalmente, visto da dove siamo partiti. Approfittiamone per fare anche dei complimenti. Mi spiego, ieri parlavo con Davide Giacalone, reduce da Pantelleria, dove si registra in alcuni casi appena o meno 10%, che quest'anno sarebbe un trionfo, no? Come bilancio. Certo. Io sono stato a Riccione, dove si è lavorato molto bene, con qualche criticità relativa ai distanziamenti, lo accennavi anche tu, ma ripeto, si è lavorato molto e bene. La sensazione è che chi ha lavorato testa bassa comunque stia almeno limitando i danni. Per esempio la mia amatissima Sardegna, hanno fatto un macello con regole sì, regole no, esame sì, esame no, è andata veramente, veramente male. Questa è una bella lezione per tutti noi. Sono d'accordo con te, anch'io, la mia amatissima Sardegna, mi duole il cuore vedere
certi atteggiamenti così un po', diciamo, retro, per non dire di peggio. Però diciamo che sicuramente chi ha lavorato bene si vede, non solo per la campagna, diciamo, di promozione che è riuscita a fare, ma anche per le offerte variegate che è riuscita a offrire comunque a quelli che arrivavano. Dai nostri dati, per esempio, la Puglia, nonostante l'invasione degli anni scorsi, continua ad essere considerata la più organizzata insieme alla Emilia Romagna. E poi anche, questa sorpresa, ma me ne sono accorto di persona, la Calabria. La Calabria che ha queste meraviglie potenzialmente enormi, due mari, tre parchi nazionali, una qualità del cibo, una qualità dell'accoglienza, eccetera, con tutte le contraddizioni che ahimè conosciamo. Invece quest'anno, anche appunto per motivi, diciamo, di scelte obbligate, ma diciamo, ho trovato che c'è stato una grande recupero. Questo è senza dubbio positivo. Allora, buone vacanze a chi è in viaggio, l'abbiamo ricordato, caro Silvestro Serra, è giornata da bollino nero, quindi insomma molti, molti stanno raggiungendo le varie località di cui abbiamo parlato. Grazie mille al direttore responsabile della redazione, esatto, del Touring Club italiano. Bisogna resistere nel traffico, poi arriva il premio, esatto, che magari è il male. Nei prossimi giorni andrà meglio. Grazie, okay. A presto. Buon viaggio a tutti, ciao.